Allora, cari amici, buongiorno. Il Visto che saluto abbiamo. l'abbiamo fatto prima da Schignano e siamo saliti a San Fedele. Oggi vi vogliamo far vedere i segreti di questa bellissima valle dove ci siamo oggi nel verde con le nuvole, il Sasso Gordona e il Crocione davanti a noi. Ma ovviamente oggi siamo con un personaggio che ci racconta tante cose, tanti segreti, tante curiosità, e che è la vicepresidente della famiglia Comasca, che è Rita De Maria. Buongiorno, Buongiorno a tutti, ben buongiorno arrivati. Rita, grazie. Finalmente in Val Fi d'Intelvi. anche te, ce l'hanno detto in tanti che non abbiamo dato valorizzazione. Cerchiamo oggi di far vedere un po' la bellezza della. Qui, allora, intanto dove siamo, Rita? A San Fedele in San Intelvi, Fedele. che in giro un po' di niui, però. Lei sì che è la colonna, una delle colonne portanti Buona della giornata. famiglia Comasca. Allora, Venga vi l'ornella. Dicono che la nebbia bassa, bel tempo la lassa. Speriamo perché le nuvole sono basse. Le nuvole sono basse. Quindi, Senti, di fronte a noi c'è il Sasso Sasso Gordona. Gordona, che è quello Poi là, vieni quel sulla Sasso Gordona. destra, Vengo sulla destra ed c'è è il Monte il Monte Crocione. Crocione, dove si sciava, vero, Si qualche anno sciava, c'era fa? lo Ok, slittone che perfetto. d'estate aveva sotto le ruote del Ah, ci saluta camion. vi saluta Daniele Roncoroni, Ciao dice che sei Daniele. la colonna della famiglia Comasca, poi anche Consorta. Anna Maria, poi ci saluta Sofì, poi ci saluta Patrizia, poi ci saluta Melissa, buongiorno anche da Lara, dice buongiorno, buona giornata a tutti voi. Beh, Ecco, dopo il Crocione scendi. ah, Ciao, va, chi è anche l'ornella? dai, stai lì, Rita, che quindi si visita Poi ci Tigre. scrive un'altra Anni del ornella da Crocione. Marina di Carrara e Maurizio dalla Valtellina, ma anche Tiziano. Dimmi, scusa. Ok, Scendi dal Crocione scendo e dal arrivi Crocione. a Orimento, Dov'è Orimento? dove c'è la conca e si vede Ah, ecco, il sì, ero. Monte Il Generoso. Generoso è quello sullo sfondo? Sì, esatto. Questa è la bellissima Val d'Intelvi, ecco, bellissima come dice Erika la Val d'Intelvi, ma anche un amico che è Lorenzo Caffecchio dall'Altopiano di Fecchio. Ciao Lorenzo, buona mattinata a te, carissimo. Ecco, quando si dice che questo è il polmone verde Del del Comasco, Comasco, ecco perché, perché Rita. è larga come valle, è a mezz'ora da Como, è poco frequentata ma è meravigliosa. Ecco, c'è Qui è la Fondaci, patria, mi dicevi prima, De Magistri dei Comacini. Magistri Cumacini. Tutti gli altari in tutte le chiese della valle sono fatti con una scagliola, Ma parla pure in dialetto, non che formalizza. è una lavorazione speciale Oh! che adesso è più neanche alla scuola, al far la rima. C'è però un piccolo museo a Cerano dove sono esposti i lavori fatti con la scagliola Molto e bene. vale la pena di andarlo a vedere Ecco, perché poi Cerano Intelvi, Cerano Cerano Intelvi, Intelvi, che è sotto perfetto. San Sotto Fedele, San Fedele, quindi deriva esatto. su tra Esatto. Schignano e San Ci saluta Fedele. anche il nostro Francesco che è in diretta, siamo anche in diretta radio in questo momento, quindi diciamo la diretta Facebook, cara Rita, per vedere te, per far vedere la bellissima Val d'Intelvi e poi diretta radio per chi ci sta guardando. Una valle. Francesco, però bisognerà poi tradurre Tradurre, beh, perché certo, assolutamente. Francesco. Questa è la Capanna Bruno, Questa è la Capanna Bruno. che è sotto il Crocione, vicino al Crocione, Ok, da dove si qui, partiva. da lì. Da dove si Praticamente, partiva? questo è il Crocione, Sì. questo quel Crocione è bellissimo, davvero. Con Ma la si scivolia. scia ancora? No, non c'è più Non c'è niente, più purtroppo. niente. Ma È un che fine ha rifugio. avuto? È un rifugio del CAI di Como. A Lanzo, dice, a Laino c'è la mostra Giulio Quaglio, ci dice Enrico. Sì, Laino è più A avanti. Laino, esatto, più avanti. Buongiorno Sì. ad Anna. Allora, nelle prossime settimane, Rita, grazie anche ai tuoi suggerimenti, andremo a vedere la Val d'Intelvi. Faremo vedere Laino, Bressagno, Pigra, Laino, Scaria, 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 Scaria che mi ha detto. Scaria che è meraviglioso. E cosa c'è ancora oltre in questa valle Allora, così? questo è il Generoso Ah, ecco, con la perfetto. neve. Facciamolo vedere, perfetto. Esatto, perfetto. Poi cosa La c'è ancora? Scaria che dicevi che è molto bella, vero? Scaria è bellissima. C'è una chiesa che è la più bella della valle. Ah, sì? Sì. E in più, sopra Scaria, in alto al paese, c'è un santuario, una chiesetta dei Santi Nazaro e Celso, che
che è una cosa meravigliosa da vedere. Ecco, Scaria dice Fabiana, la più bella chiesa della valle. Esatto, ha scritto perfetto. Fabiana in questo momento, e evidentemente. Diceva che hai tre cancelli. C'è il cimitero attaccato a questa chiesetta di San Nazario Celsio. Ah, e perfetto. Con tre cancelli d'entrata. Ah, bellissimo. Perché secondo che parte arriva. E Graziella dice benvenuti a San Fedele. Evidentemente lei allora è di San Fedele, Graziella. Sei di San... Vedi che siamo venuti a vedere la tua bellissima Valle d'Intervi. Qui siamo, adesso ve la faccio vedere un attimo. Ecco, sotto di noi qui c'è il comune di San Fedele, la piazza di San Fedele, dove ci troviamo in questo momento. Qui è il campo da tennis e calcetto, e sotto c'è il centro di San Fedele. Saluto anche il sindaco Mario Pozzi, che ovviamente è un nostro fedelissimo ascoltatore. Ah sì, Graziella è di San Fedele. Perfetto. Quindi dice benvenuti, finalmente siamo venuti anche a San Fedele. Questo tra l'altro è il padrone. Buongiorno. Buongiorno. Il piacere. Grazie della colazione che ci ha portato. Ottima anche la colazione. Ottima, so ottima, ottima colazione, ottima assolutamente. Okay. Come ma si chiama? Abbiamo un cornetto da venire a mangiare. Il cornetto lei, lascialo qua, va. La Salchì, la Salchì che mangia il dono. Esatto. Come si chiama il posto che ti ospita, Rita? Diciamo. Hotel Val d'Intelvi a Centro Valle d'Intelvi. A Centro Valle d'Intelvi, località San Fedele. Sono tornati i turisti? Sì, qualcosa si muove. Perfetto. Un po' di stranieri, c'è meno, magari meno gente italiana, però qualche straniero inizia. Ma la star di questo periodo? E Maria Rita. Graziella scrive che siete da mio nipote Cristian. Tu sei Cristian? Eh sì. Allora, esatto. Allora c'è Graziella che ci sta, è una nostra fedelissima ascoltatrice. Oh, guarda che roba! Sembra fatto. Caramba, che sorpresa! Sarà rilassata perché forse senza nipotina allora sta facendo rilassata. Allora, che sorpresa, Graziella! Non lo sapevamo, è questo. Va bene. Ok, perfetto. Grazie della colazione, Cristian, sei stato gentilissimo, bellissimo davvero questa sorpresa. Alma scrive, bellissima questa Val d'Intervi, vi seguo da Palermo, ho conosciuto questi meravigliosi posti. Poi c'è Carla che scrive, ci scrive da Balcone d'Italia, Lanzo, dopo buongiorno, va bene. Figa, poi Elena dice, anche l'eremo di San Zeno, ecco l'eremo di San Zeno, fammelo vedere, perché tu c'hai qui anche sulla foto l'eremo di San Zeno. Allora, aspetta che era preparato. La Rita è veramente è una colonna. Da quanti anni è che ti veni a chi? Ecco, questo, brava, allora da Elena, 47. Aspetta un attimo che lo facciamo vedere bene, perché ecco, Elena, papà, mostralo così, questo è l'eremo di San Zeno, che dice, appunto, non scherzo, effettivamente c'è una vista. E dov'è? Ma dov'è? In che paese? Devi andare. No, è sopra Schignano. Sopra Schignano, ok. Sopra Schignano, cioè venendo da Schignano. Marco Romualdi come Raffaella Carrà. Ha scritto Laura. No, Laura, giuro io. È vero, non lo sapevo, ma è stato un caso. Siamo venuti qui nel ristorante, nell'hotel della nostra del nipote di Graziella che ci segue sempre. Va bene, saluto anche Rita, Laura ieri era il suo compleanno. Auguri ancora. Poi Carla, poi Alma, poi Enrico, Ramponio Verna. Bello. Bellissimo. Ogni paesino ha qualcosa di bello da vedere. E com'è che Fema ha girato? Un po' alla volta. Ma lei è del 47 che l'avessi. E lei sa tutto. Poi dice, evviva la Sciurornella, ci scrive Francesco, porterò mio marito Zeno a San Zeno. Francesca, portalo, assolutamente. Magari è lui il santo. Che da camminare pure. Ah, che da camminare? Sì. Ok. Sì. Poi saluto Rita ancora e Raffaella, buongiorno Sciura Rita e ovviamente anche lì anche la Sciura Ornella, c'è anche la colazione, c'è ancora un cornetto, le altre li abbiamo già mangiati tutti. Va bene, allora... Rita, poi cos'è che vuoi raccontarci? Cosa ci vuoi raccontare ancora? Stavo dicendo che è da 47 che vengo in Val d'Intelvi. Quindi la conosci come le tue tasche? Conosco anche i sassi ormai. Perché quando la Capanna Bruno... è stata lasciata dalla decima Max, è tornata al Cai de Con. E allora un mio papà le venne su come Cai de Con a vedere in che stato era. Perché era del ecco, trovò un gerente de Casasca, a combinare, da lì ha cominciato a fare alberghetto. Ah, ok. E io ho a casa una lettera del mio papà che scriveva alla mia mamma, a Como, sabato quando vieni su porta le lenzuola
Le coperte ci sono. Allora, simpaticissima, dice Laura, la Shura Rita. Sì, beh, è veramente È una veramente colonna. un E noi oggi personaggio siamo felici di eccezionale. essere venuti a trovarla qui dove lei è in villeggiatura e ci ha fatto vedere la meravigliosa Valle d'Intervi, dove Elena dice che tra poco arriverà anche la panchina gigante. Dovrebbe. Big Bench, Non so dice. dove la mettono, ma Buongiorno dovrebbe. a Cristina e buongiorno anche a Sonia, carissima. Sì, anch'io me l'ha detto la Rita Annunziata di Mondo Turistico, dopo aver visto la panchina di Civenna, l'abbiamo fatta, e mi dicevano che dovrebbe arrivare anche qui in Val d'Intelvi. Però devo dire, Rita, i posti dove mettere la panchina Ce ne gigante. sono. Te, ascoltami, si è aperto la nostra presenza, ci ha portato via anche le nuvole. Ma che Vedi? roba! No, là ce ne sono tante di Nebbia nuvole. bassa. Là c'è Pigra, Però Blessagno. Pigra non lo vedi, Non si perché vede, resta molto a esatto. Com'è che è Nubias? Com'è delle nuvole basse c'è bel tempo? Com'è che te di prima? Nibula bassa, bel tempo la lassa. Ah, Nibula Nibula bassa, bassa, bel bel tempo la tempo la lassa. lassa. Buongiorno su Ornella, ciao Marco, Raffaella, Buongiorno. Enrica Erbonne, dice, Erbonne. Erbonne, fai vedere anche, hai ragione Enrica. Allora, e lo dico ai nostri amici, oggi siamo qui con la Erbonne. Airbone, questo è Il il lavatoio, io lavatoio. l'ho fatto. Enrica, sul nostro sito, su Ciao Como, se tu cerchi, troverai il nostro tour che abbiamo fatto qualche mese fa. Buongiorno E Elena. gli abitanti di Erbonne, la maggior parte erano Sono tutti, in cinque, ma una cinque. volta quando erano in quinta, se erano tanti, erano i Picaprea, Cioè? perché i sassi, Sassi, pica per sassi. fare i muri, quelli a secco, mi devi dare una certa squadratura. Perbacco, non lo sapevo. Ecco Enrica, E quindi Picaprea. ci dice grazie. Vai a vederlo perché l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il museo del contrabbando, il sentiero del contrabbando. Poi saluto anche Luisa, Raffaella, Enrica, Elena, che ci saluta ancora Elena, Clara che ci ha scritto anche lei. E devo dire che insomma anche questa mattina abbiamo. Cosa c'è? Hai dimenticato Perché sì, qualcosa? ha fatto una lista di paesi. Allora, Ah, come si aspetta, fa? buongiorno Marco. Come Aspetta. sono i percorsi? Ci chiede il nostro amico Marelli. Dove si possono scaricare i PDF? Grazie. Poi Silvia, ciao alle belle signore. Ciao Silvia. Grazie del bello. No, sono simpaticissime, veramente. Guarda, io devo dire che ho avuto la Allora, la fortuna famiglia Comasca ci sono di solo io. conoscere È queste due signore che ci stanno Guarda che facendo. gnomo. Sono in minoranza, non posso dire Allora, niente. come si fa a venire in Val d'Intelvi? C'è i percorsi, c'è una cartina, c'è Ma sì, qualche. senz'altro, su Perfetto. internet A parte che sono qualcosa. tutte Ecco. strade carrozzabili, quindi non c'è pericolo. Ci sono in giro tanti ciclisti che quando arrivano su in cima gonfiano la lingua. Quindi, sia con la bici che col trekking, Sì, che ma facendo. Cioè, la Val d'Intelvi. camminate, io l'ho sempre fatta tutta a piedi perché dalla Capanna Bruno, dove andavo in campagna, si veniva a San Fedele a piedi a mangiare il gelato Ah. perché non c'erano i freezer. Senti, ma il posto, ecco, Scusa, scusa Marco, volevo farti notare quando andavo in campagna, una volta non dicevo andemi in campagna per dire andavamo in in vacanza, però si vacanza. dice quando mi andavi in campagna, anche la mia nonna o la mia Sì, mamma dicevano dove ti avete in è campagna, non vero. dicevi dove vai in vacanza, dove ti Dove avete vai in in campagna. campagna, è vero. In campagna. Conosco Lanzo, dice saluti dalla Sicilia, Rosa. Hai visto anche dalla Sicilia. A Sicilia ci scrive la nostra amica Rosa, è fantastica. Allora, Ecco, Giuseppe, anzi, vedi, sì, i percorsi, io credo che li puoi li trovare trovi, sicuramente su internet, sì. assolutamente. E poi ci scrive ancora la nostra amica, i magistri Cumacini, Picapietra, furono i primi massoni, in senso positivo. Devi approfondire, storia molto interessante, ci scrive Federico. Poi. È il contrabbando in Val d'Intelvi, tutti con la Ah, bricolla. bravo, brava, brava. Lianna ci scrive dall'Armenia. Dall'Armenia, sai dov'è l'Armenia? Non sa Sì, niente. Ecco, lei ci scrive e la ci segue patria dei sempre. Manucchiani. È la patria dei Manucchiani. Allora, chiudiamo con il racconto della nostra vita sui contrabbandieri. Mio papà era finanziere, mi raccontava Ah, insomma di epoche. era un burlanda. E lui era un burlanda, Sì. invece i contrabbandieri erano gli Sfrusaduro. Sfrusadù, quindi poi da qui la canzone Burlanda e Sì, Sfrusadù. sì, Ok, sì. perfetto. Ma in ogni paese ognuno aveva un soprannome, perché io mi ricordo un mio conoscente di Lanzo che chiamavano Camosci.
Perché il camoscio? Perché si arrampicava. Ecco, sì. guardate qui che bello, però Però io veramente. ti faccio vedere Fammi vedere. il panorama dalla Sighignora Ecco, questa è la Sighignora. Aspetta che c'è la sopra luce. l'Anzio. Ok, la facciamo vedere. Ok, così si vede meglio. Perfetto. Questo è il È il panorama, balcone il d'Italia. balcone d'Italia, che purtroppo molti ci hanno detto: ma perché non vieni al balcone d'Italia? Ma perché purtroppo non c'è la E connessione. questa è invernale. Questa è invernale. Aspetta che a Femvide. Ok, perfetto. Balcone d'Italia, bellissimo, la Sighignola. Comunque, guardate gente, la Rita ci ha fatto uno specchietto dei paesi, per cui Fa vedere con Marco faremo un tour in Val in Val d'Intelvi. d'Intelvi. Adesso abbiamo fatto una presentazione. Abbiamo fatto una Benissimo. presentazione. Ciao Clara, ciao Antonella, buongiorno, buongiorno a te. Allora, i Non abbiamo contrabbandieri. parlato della Madonnina Nera di Ah sì? Lanzo, però, Mi eh. sono dimenticato, chiedo scusa, prego. Io Lo sono farò andato a tu. vedere quella di Rogaro di Tremezzo. Ma questa è meravigliosa. Allora, fa vedere. Allora, questa qui è la Madonnina. Ah, aspetta che è uscito. Aspetta, una. Aspetta. La Madonnina Nera anche di Lanzo, io Di non lo sapevo. Lanzo, Che bello che è qua. del 1600. 1600, Sì. quante belle cose, Luigi. Lo so. Allora, un po' oggi ve le abbiamo raccontate, ma soprattutto abbiamo incontrato, siamo in diretta radio, diretta Facebook, una meravigliosa Rita, vicepresidente della famiglia Comasca. Eccola. Eccola qua, perfetto. Questa quindi è la Madonna Nera. Io non lo sapevo che c'era, sai. Sì. A No, a Lanzo? Lanzo A Lanzo Intelvi. Intelvi. Ok, Sì. perfetto. Dicevo, Andando verso la Ci hai dogana. raccontato tante di quelle cose Ma bellissime, ce ne sono ma se ti tante ancora. chiedessi il posto del tuo cuore della Valle d'Intelvi, ce n'è uno che tu dici consiglieresti ai nostri amici? La Capanna Bruno per me. La Capanna Bruno. Sì. Ok, perfetto. Che è lassù, Sì, giusto? Vicino al crocione. sotto il crocione. Allora, la Valle d'Intelvi vi aspetta, ve la faremo vedere al meglio nelle prossime settimane. Magari col suo. Magari col su, ma va bene anche Sì, anche in anche sci, sì, anche in anche in sci. scia. Faceva un po' freschino, però andava benone. Dai, Col allora noi vi cane salutiamo giotto. Sì. da Pasquale, dice saluti da Napoli, ho lavorato 3 anni a Peglio Intelvi, in clinica. Ah, Benissimo. benissimo. Ciao Pasquale, grazie, grazie Luigi. Allora un saluto, perfetto. Grazie Rita, grazie, Grazie a voi. grazie. Sta qui in vacanza, sta mingalia Qui in piazzata. vacanza in Val d'Intelvi, dalla Val d'Intelvi vi saluto, cari amici, eccoci qua, il balcone sopra San Fedele, da dove oggi Capanna Bruno. Ah, Enrica ci chiede: Capanna Bruno dove si mangia? Si mangia Capanna Sì, Bruno? sì, sì, Si sì. mangia bene. Sì, si mangia bene anche a Giacomo. Si mangia bene anche a Orimente. Si mangia bene anche a chi? Attaste bene. Sì. Che piacere, è stata una bellissima, un bellissimo Grazie, Rita. incontro quello di oggi in Si Val mangia d'Intelvi. bene anche a Lanza. Piatti tipici, vabbè, Di quali, tutto, di sì, tutto, di tutto. polenta si può fare reclamo. Sì, si fa reclama. Da Giacomo, che è là di fronte, c'è il brasato d'asino, che è qualcosa di Molto favoloso. bene. Buona giornata a Luigi e Raffaella, un saluto a tutti da San Fedele. Noi Ciao, vi ciao a salutiamo. tutti. Il saluto alle due signore, Luigi, te le saluto, eccole qua. Grazie. Perfetto, salute in italiano che le mei, ecco. Ciao a tutti Ciao, da San Fedele, ciao, ciao, buongiorno. Anzi, ciao. centro Val d'Intelvi, se no il Centro. sindaco si incacchia. Sì. Ciao sindaco, buongiorno.